Ciao a tutti bimbi! Come va? Allora, oggi io ho deciso di uscire un pochettino. Come vedete sono fuori, c'è un bellissimo sole, sono nel giardino. La primavera ormai è arrivata, il sole è sempre più presente, le giornate sono sempre più lunghe e incomincia a essere più caldo, quindi si sta bene anche un pochettino fuori, fuori di casa anche voi se riuscite ogni tanto andate un pochettino nei vostri giardini, nei vostri campi intorno a casa, che l'aria aperta fa bene. Allora, insieme alla primavera è arrivata, sta arrivando una festa molto importante. Forse qualcuno di voi già se lo ricorda o sa di quale festa sto parlando. Sta arrivando fra pochi giorni la festa di Pasqua. Quando siamo a scuola tutti gli anni per Pasqua prepariamo tante cose. Quest'anno è una Pasqua un po' particolare perché siamo tutti a casa, però noi ci proviamo lo stesso. Noi maestre oggi vogliamo proporvi un laboratorio per la costruzione di questo bellissimo coniglietto con tante uova di Pasqua che poi potrete appendere alle vostre porte, alle vostre mura di casa, dove preferite. Siete pronti? Ciao a tutti! Vi piace il regalo di Pasqua che abbiamo pensato di fare insieme a voi? Siete pronti a partire? Allora, vi servirà un piastro di carta come questo. Poi, se lo girate dall'altra parte e vi fate aiutare da una persona più grande, potete fare il cerchio con un piatto più piccolo, per esempio io ho usato questo con un piatto più piccolo, e poi con le forbici potete ritagliare il contorno, altrimenti anche con il punteruolo, quello che vi ha fatto vedere la maestra Antonietta. Alla fine verrà fuori la base della ghirlanda, qualcosa così. Se non avete un piatto di carta, non vi preoccupate, perché basta un semplice pezzettino di cartoncino o di cartone. Prendete due piatti, uno più grande e l'altro più piccolo, lo mettete nel cerchio e sempre con le forbici o con il punteruolo lo ritagliate. E ora lascio la parola alle altre maestre che vi faranno vedere gli step successivi. Buon martedì a voi e alle vostre famiglie. Stamani vi vogliamo dare un'idea per il lavorino di Pasqua, ma prima vi vorrei suggerire anche di fare dei bei collage con i ritagli del giornale che trovate in casa e poi lo incollate sul foglio. Se non avete la colla potete usare la farina e l'acqua, sempre che la mamma e papà non l'abbiano usata tutta per farvi dei bei dolci, e buoni. Va bene, allora io ho ritagliato una sagomina di un uovo, poi metto gli occhiali, la calco sopra un cartoncino, ne faccio diverse, poi dopo la punteggiamo col punteruolo. Ecco, ne facciamo diverse. Vedete? Poi vi lascio ora alle altre maestre che vi dicono come continuare questo lavorino. Ne fate diverse, ora non so, nell'esempio ce n'era 13 addirittura. Comunque voi guardate poi il lavorino finito. Allora, buon lavoro e questa è la prima fase del lavorino e poi ora le altre maestre vi racconteranno, vi spiegheranno bene come continuare. Ciao a tutti! Usando anche il punteruolo siamo pronti per decorare le nostre uova. Questo è l'esempio di una, semplicemente l'abbiamo disegnata con queste righe, poi colorata. Potete usare pennarelli, tempere, matite, quello che volete, oppure potete usare anche degli acquarelli. Se non li avete in casa, io li ho preparati con un goccino di tempera dentro un pochettino di acqua, così vedete. E questo può essere un esempio per colorare. Già avevo fatto la striscia,
azzurra, adesso facciamo quella rossa, e questo può essere un esempio. Può essere creato usando dei tagli di vecchi nastri che la mamma sicuramente ha in casa. Questi sono tanti nastri colorati, magari si scelgono i colori più brillanti, più adatti alla primavera. Con le forbici si fanno tanti pezzettini così, usando vari colori. Vedete? Ora ho preso il rosa, magari prendo anche un po' di giallo. E anche qui, sempre con la nostra alleata colla vinilica, si incolla. Avevo già iniziato io, vedete? Questo può essere un altro esempio, usando dei nastri. Poi i modi sono tanti. Se a casa avete, per dire, dei vecchi ritagli di carta da regalo, da pacchi, come vi pare, potete comunque fare delle striscioline così. Al vento me le fa, me le butta via. E poi vedete, io avevo già cominciato, tante striscioline colorate, potete continuare fino in fondo. Poi, una volta incollato dietro, tagliate la sagoma dell'uovo. Ovviamente questa può essere un'altra idea. Poi, per non parlare delle tante decorazioni che potete usare con quello che avete a casa: bottoni, stickers, tutto quello che volete. Come qua, allora, l'avete fatta la base della ghirlanda? Avete preparato le uova di cartoncino? Le avete decorate? Chissà come sono venute carine. Ma non vi sembra che manchi qualcosa alla ghirlanda? Eh sì, manca proprio la testa del coniglio. Allora, per fare la testa del coniglio dovete usare un foglio di carta oppure un cartoncino. Fate una specie di cerchio, poi aggiungete le orecchie e alla fine vi viene fuori questa qui, a cui aggiungerete naturalmente la parte dentro delle orecchie. Potete colorare, ma colorare come volete voi, gli occhietti e il nasino con i denti. Per fare il nasino potete mettere, io avevo questi pompon a casa di colori blu, quelli che volete voi, altrimenti anche possono andare bene anche i bottoni che avete in casa, insomma ce lo potete anche semplicemente disegnare, vedete voi. E potete aggiungere anche i baffetti. Io questi qui li ho fatto ritagliando lo spago. Ritagliate dei pezzettini e li mettete laterali al nasino. Infine potete mettere le zampette facendo due cerchietti, aggiungendo, altrimenti potete fare anche i due piedini del coniglio. Anche questi, vedete che sono semplici da fare. Insomma, vogliamo vedere i lavori finiti. Finisco, sono pronta per spillarle tutte intorno al piatto. Mi manca l'ultima, con la spillatrice. In alto c'è la testolina del coniglio, eccola qui, così come vi ha spiegato la maestra Miranda. Gli occhietti, se non li avete a casa, li potete anche disegnare e poi ritagliare e incollare. Il nasino, poi abbiamo messo un fiocchettino e baffetti con la raffia.
se volete, dietro un nastrino ed è pronto per essere appeso. Vi piace? Allora bimbi, adesso che il nostro coniglietto è pronto, io vi saluto, vi auguro a voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua e passo la linea alla maestra Maria Rita che ha una sorpresa per voi, un bacione grosso. Ciao! Bello bimbi, vero il lavorino di Pasqua? Allora forza, tutti al lavoro! E poi anche una bella poesia da imparare a memoria. Quest'anno abbiamo scelto una poesia che si intitola I colori della Pasqua. Adesso la leggiamo insieme. I colori della Pasqua. Pasqua è gialla come un pulcino, come il collare di un cagnolino. È rosa e allegra come un confetto, come i bei fiori di quel rametto. Pasqua è celeste come il mare e il cielo, come la trama di questo velo. È verde brillante come un bel prato, come il trenino che ha appena sbuffato. Pasqua è dipinta di tanti colori, come i sorrisi dei nostri cuori. Ecco, se volete, potete anche voi disegnare questa bella poesia. Noi abbiamo preparato un librino e lo stesso potete fare anche voi, sia facendo voi dei disegni, io ho usato dei disegni già stampati, però voi siete bravissimi e tante cose le potete disegnare da voi. Oppure, se volete, manderemo le schede da colorare ai vostri genitori, così le possono stampare e voi le colorerete. Fate come volete. L'importante è che vi divertiate a fare questo bel lavorino e che poi ci mandiate tante tante foto e tanti video che noi raccoglieremo tutti insieme per poi rivederli quando ci ritroveremo a scuola. Buon lavoro bimbi, ciao, a presto, un bacio!